Abbiamo un diaframma dei polmoni e... Molto bene, molto bene. Nonostante siamo privi di microfoni, ma come dicevamo, probabilmente qualche attacco hacker dalla Russia o forse dall'Almo Collegio Borromeo ci impedisce di utilizzare mezzi di amplificazione, do il benvenuto davvero con grande gioia a Marco Malvaldi. Che io non saprei come qualificare perché è scienziato, letterato e chissà cos'altro, gastronomo anche se ricordo bene, io lo qualifico nel modo più semplice, cioè è una di quelle persone che rende la mia esistenza più felice. Perché quando mi capita per le mani uno dei suoi romanzi o uno dei suoi volumi, la giornata assume un quid positivo in più. Ringrazio moltissimo anche il professor Tredi, che è sempre, come dire, una delle persone che maggiormente sostiene l'attività di promozione culturale che il collegio propone. E quindi, dando il benvenuto all'autore e lasciando la parola al professor Tredi, Grazie. che introdurrà un po' più nel dettaglio i contenuti di questa serata, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Grazie. a tutti. Beh, in genere, chi ci segue lo sa, innanzitutto grazie di essere qui, un po' di trambusti, però come giustamente diceva il rettore, il personaggio è quanto mai eclettico, quindi nel dubbio, in questo caso a maggior ragione, di aggiungere qualche nota biografica alla sua già ricca biografia nel tentare di presentarlo, lasciamo a lui di raccontarci due o tre elementi che ha piacere più di altri di segnalarci. E dopodiché entriamo nel merito dell'opera che abbiamo deciso di presentare, perché, come ha detto giustamente il rettore, se solo fate una googolata sul nome di Marco Malvaldi, cioè, trovate l'universo, davvero, cioè, complimenti. Però il volume che abbiamo scelto, possiamo adesso brevemente commentarlo, è quello edito da Cortina, La direzione del pensiero. Se avete piacere, naturalmente c'è sempre il nostro Ubik, libreria giù che può permettervi di acquistare copie, è sempre gradevole, c'è qui l'autore, avere un autografo. Ed è matematica e filosofia per distinguere cause e conseguenze. Ora ci No, no, dicono, continua, continua. possiamo, che c'è qualche intervento risolutore per chi sta lontano. Beh, direi che innanzitutto il tema, senza volerlo, l'abbiamo azzeccato moltissimo, perché questo è veramente un aiuto enorme per cercare di sviluppare dei ragionamenti, insomma, di prestare attenzione ai termini che impieghiamo e alle trappole del linguaggio che abbiamo incorporato, in un momento, diciamo, della complessità della vita che viviamo, in cui è un buon ausilio veramente. Cioè riuscire, poi con la strutturazione che hai dato al volume, fantastica, le tre parti, poi dopo ne parliamo. Però, secondo me il grande merito è che ci aiuti su quei ragionamenti controfattuali che forse è il caso di mettere in campo, specialmente in questo momento. Mi fermo qui, poi lo sottoponiamo a interrogatorio, non ci sono le luci, ma sia da parte vostra che da parte mia. Per cui, Marco, se tu hai piacere ora, come è un po' la nostra liturgia, di dire due parole che ti connotino per quello che desideri. E poi se ci vuoi incominciare tu a parlare un po' del volume, cioè di questa parte del tuo lavoro, poi noi interveniamo. Allora, innanzitutto grazie, grazie al rettore, grazie al professor Redi e grazie a voi per essere qui. Allora, io sono
un chimico fisico, cioè come diceva mio padre, i chimici fisici sono quelli che con i chimici parlano di fisica, con i fisici parlano di chimica, quando sono fra loro parlano di pallone o di donne, dipende. E questo perché fondamentalmente io ho fatto appunto, diciamo, non sono ancora benissimo sicuro di cosa fare da grande. Io mi sono laureato in chimica, appunto. Nel corso degli studi di chimica ho scoperto A, che a livello sperimentale, che diciamo, dentro un laboratorio di chimica ero pericoloso, per vari motivi, sono estremamente disordinato, sono estremamente distratto e sono anosmico, cioè non sento gli odori. Quindi mettetevi in un laboratorio di chimica e avete veramente una bomba vagante. Però i computer mi sono sempre piaciuti e quindi mi sono dato alla teoria. E contemporaneamente, mentre facevo l'università, ho fatto il conservatorio, perché il mio sogno non era fare lo scienziato, era fare il cantante lirico. Ho scoperto abbastanza presto di essere privo di quella caratteristica di nullo valore, nota come talento, per necessaria per fare questo sì, tipo di mestiere, e quindi mi sono messo lì e ho cercato di fare il chimico. Mentre tentavo di fare il chimico, ho scritto un giallo in maniera del tutto rocambolesca. Questo giallo è stato pubblicato e adesso appunto faccio lo scrittore. Mi prendo 2 minuti solo per spiegare a chi avesse il famoso giallo nel cassetto come vanno a volte queste cose. Io ho scritto questo giallo mentre facevo la tesi di laurea, quindi mentre premevo enter e aspettavo che uscisse il numerino per non perdere la sanità mentale, ho scritto il giallo che avrei voluto leggere in quel momento. Poi l'ho lasciato lì, poi ho vinto il concorso di dottorato, perché all'epoca i posti per il corso di dottorato erano 16, i partecipanti erano 13, quindi c'è stato da studiare a lungo e fortemente. Sono stato eletto rappresentante dei dottorandi, perché sono stato l'unico beota che non si è presentato all'elezione del rappresentante dei dottorandi, e mi sono ritrovato con il ruolo di scrivere i verbali dei consigli di dottorato. Massimo. Proprio cruscare. Ho cominciato, nella serena consapevolezza che questi verbali non li leggesse nessuno, chiaramente ho cominciato a scriverli in maniera un po' idiota, quindi in italiano medievale, quindi diciamo come raccontino hard-boiled, quindi a infarcirli di cretinate, fino ad arrivare al momento in cui ho dovuto restituire le credenziali di Ateneo, perché avrei cambiato dipartimento, sono andato al dipartimento di farmacia a fare il chimico teorico a farmacia, quindi proprio l'imboscato di livello beta, e l'amministratore di sistema mi ha detto che a fronte di 12 dottorandi in chimica c'erano 180 iscritti alla mailing list per leggere le cretinate che scrivevo io. Quindi a quel punto ho detto, c'è il romanzo nel cassetto, ci si prova. E l'ho spedito a 13 case editrici, 11 non mi hanno mai risposto. Una mi ha risposto 3 anni dopo che il romanzo era stato pubblicato, dicendomi che non lo prendevano. E poi mi arriva questa telefonata da Palermo di Antonio Sellerio, con relativa figuraccia acclusa, perché come succede sempre, l'accettazione si dà per telefonata. Il rifiuto si manda per lettera, ma diciamo, la pubblicazione si comunica con una telefonata, e io non ci credevo, quindi sinceramente uno mi telefona dal numero sconosciuto e mi dice: sono Antonio Sellerio, te lo sai che i tuoi amici sanno che hai mandato il manoscritto, cioè, la casa editrice, quella a cui punti veramente, non nella, diciamo, quelle regionali, così, ti telefona e dice: sì, io sono Josef Stalin, e butti giù. Mi ha telefonato, mi ha detto che era veramente Antonio Sellerio. Quindi niente, ormai io godo di questo privilegio assoluto che intendo sfruttare il più possibile, che se credo di avere qualcosa da dire, lo scrivo e me lo pubblicano. E questo insomma è qualcosa che diciamo, nel deficit di attenzione in cui viviamo un po' tutti va sfruttato, per cui oggi appunto parliamo di diciamo, delle mie due passioni, di alcune delle mie due passioni, che sono appunto tentare di capire perché ragioniamo male e se c'è un modo per rimediare. Beh, direi che potremmo partire, se sei d'accordo, non la conoscevo, neanche la memoria involontaria me l'ha riportata alla mente, con la poesia di Kipling che tu metti all'inizio,
ed è simpaticissima, perché poi uno va a leggere anche il seguito, cioè, sarebbe simpatico se percorriamo un po' il libro. Ah, la poesia di Kipling a cui si riferisce il professor Redi è Six Honest Serving Men, sei onesti servitori. È una poesia nella quale Kipling spiega il mestiere del giornalista e dice: I have six honest serving men, ho sei onesti servitori che mi hanno insegnato tutto quello che so. E i loro nomi sono chi, come, cosa, quando, dove e perché. E li mando in giro 8 ore al giorno, poi do loro da mangiare perché hanno bisogno di nutrirsi, li faccio riposare perché hanno bisogno di riposare, e ho 1 milione di questi servitori per ogni tipo, 1 milione di chi, 1 milione di quando, 1 milione di dove. Ma non tutti fanno così. Per esempio, io conosco una personcina piccola che questi servitori non li fa riposare mai. Li manda in giro notte e giorno, non li fa dormire, non li dà da mangiare. E sono 1 milione di come, 1 milione di quando e 10 milioni di perché. La personcina piccola è la figlia di Kipling. E è il modo di ragionare dei bambini proprio questo: perché, 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 perché. Se c'è una delle caratteristiche che accomunano, se uno va a vedere le biografie dei grandi geni di tutti i tempi, si scopre molto spesso che da bambini erano soprannominati il signor perché. Il signor perché, Robert Koch era soprannominato il signor perché. Il Kurt Gödel era soprannominato il signor perché. C'è questo aspetto del perché che è evidentemente ci pervade da tantissimo tempo. Se ci fate caso, questa è una cosa che io ho scoperto leggendo un libro appunto del padre della teoria della causalità matematica. La stessa Bibbia, nel primo confronto abbastanza impari fra Dio e l'uomo, no? Due categorie di peso decisamente differenti, Dio chiede all'uomo, alla donna, se all'uomo se ha mangiato la mela. Hai mangiato la mela? E l'uomo risponde, sì, la donna mi ha detto di farla e l'ho mangiata. Cioè, Dio chiede se, l'uomo spiega perché. Poi Dio va dalla donna, hai detto te all'uomo di mangiare la mela? Basterebbe un sì o un no, e la donna dice sì, e il serpente mi ha ingannato e io... Si chiede se e l'uomo risponde perché. Qui tu dai un pregio superiore alla mente femminile alla quale mi accorgo, cioè si intende. No, dovete leggerlo, dai. Beh, fondamentalmente sì, le donne erano già nel Vecchio Testamento erano già più avanti degli uomini da questo punto di vista. Il fatto è che perché è il modo in cui noi scopriamo il mondo. Cioè, non vogliamo capire cosa succede. Vogliamo capire per quale motivo quella data cosa è successa. Però già solo definire perché è stata un'impresa titanica. Capire cosa significa questa parola perché è un qualcosa che richiede un po' di sforzo e richiede, diciamo, 3 livelli diversi di intervento. E ora li guarderemo insieme. Però, io li affronto nel libro, tento di affrontarli nella maniera più sincera che ho trovato. Perché il bello di scrivere saggi scientifici è che impari molto di più te scrivendoli, sì, di quante non siano le cose che in realtà vuoi raccontare. Cioè, nello scrivere un saggio ti devi documentare, devi interrogarti in un modo tale per cui, pian piano, spogli la tua, diciamo, quello di cui eri convinto di dover parlare e ti scopri ignorante, a un livello superiore però, ignorante in vita, sì, che è la cosa bella dello scrivere saggio, è la cosa divertente. Il messaggio anche che viene, secondo me, per i giovani, no? Cioè cercare sempre comunque di mettersi nell'intenzione di scrivere un saggio, perché ti arricchisce incredibilmente. E qui c'è un punto, secondo me, molto interessante del ragionamento che fai
Per dire su questo discorso del perché, qual è il significato del perché, perché ci comportiamo in quel modo, che mi è piaciuto molto quando fai Sapiens e Neanderthal. Cioè, effettivamente, questo è importantissimo, no? Cioè, abbiamo fatto fuori Neanderthal dopo averci fatto sesso. Esatto. Se noi diciamo andiamo a vedere geneticamente chi siamo, noi siamo sapiens. Per il 96% del DNA che ci rende umani, diciamo così, noi siamo Homo sapiens. No? E questo è, diciamo, abbastanza acclarato. Ci abbiamo un 4% di Neanderthal, ci abbiamo forse un gocciolino di Homo Denisova, non è chiaro, ma sono talmente pochi, non so quanti Denisova siano stati trovati. Comunque è chiaro che noi abbiamo appunto... siamo entrati nei villaggi di Neanderthal, ci abbiamo fatto sesso e poi li abbiamo brutalmente sterminati, senza pietà. A che uno si chiede, come abbiamo fatto? Anche perché quello era grande, grosso. Anche perché il Neanderthal era, insomma, una bella bestia, che uno potrebbe pensare, è perché siamo più intelligenti. Però il cervello di Neanderthal era più grosso. Quindi probabilmente, essendo uomini anche loro e essendo appunto specie in grado di procreare, è possibile questa analogia a cervello più voluminoso, intelligenza più pronta. Qual è la cosa che ci distingue dal Neanderthal? È una piccola area del cervello che si chiama area di Broca. È la zona che ci permette di parlare, di parlare, e attenzione, di fare questo dialogo. Questo è un qualcosa di molto importante, perché molte specie animali sanno comunicare, alcune in maniera abbastanza comica. Se andate a vedere come comunicano le aringhe fra loro, è una maniera abbastanza... potete controllarlo su internet, sto citando serissime pubblicazioni scientifiche. Le aringhe comunicano fra loro con un codice Morse fatto di flautulenze, non sto scherzando. Hanno vinto, letteralmente. Ecco, gli esseri umani comunicano con il linguaggio, e questo dà un vantaggio incredibile, perché laddove la scimmia può indicare, può dire banana, albero, leone, l'essere umano può dire libertà, società, futuro. Noi possiamo, con il linguaggio parlato, possiamo parlare di cose che non esistono. C'è stato un grande chimico francese, Jean Perrin, che diceva che la chimica è l'arte di spiegare il funzionamento degli oggetti, dei fenomeni visibili ma incomprensibili, in termini di oggetti invisibili ma facili da capire, gli atomi. Che in effetti quello è, cioè le cose visibili non sempre sono comprensibili, non sempre in base ai nostri cinque sensi riusciamo a capire che cosa avverrà nel futuro. Io ti do un liquido giallo paglierino, limpido, trasparente, di viscosità intorno ai 70 psi. Cosa succede se lo scaldi? Se è chiara d'uovo diventa un solido bianco. Se è vino bianco con l'aggiunta di glicerina diventa una gelatina. Se è nitroglicerina, forse scaldarla non è... Ecco, basarsi solo sui nostri sensi non è fortunato. Il linguaggio ci permette di andare su un livello superiore. Possiamo parlare di cose che non esistono e usare quelle cose, quegli oggetti, montarli insieme per cercare di spiegare il comportamento, l'evoluzione temporale di fenomeni che invece esistono davvero. Possiamo tentare di prevedere il futuro e di modificarlo. E questo è la... E qui, diciamo... anche con il bel esempio che fai di come c'è questo aspetto, cioè grazie al fatto che il sapiens comunica, all'osso ioide questi altri fanno dei versi, insomma l'importanza della comunicazione, ma come questa tecnica potentissima inventata dal sapiens incorpori anche, senza volerlo per certi versi, poi dei concetti. E fai l'esempio bellissimo: quante mosse ci vogliono per avere avendo un bicchiere pieno, uno vuoto, uno pieno, uno vuoto, cioè quante mosse. E questo è importantissimo, perché dà poi la definizione, cioè
Con questo abbiamo definito il contorno dell'esperienza che vogliamo fare, cioè del volume, e entriamo nel vivo. Però questo è importante perché lì c'è la trappola. Immaginiamoci questa cosa qui, no? Di avere sei bicchieri in fila, ok? Uno pieno d'acqua, uno vuoto. Uno pieno d'acqua, uno vuoto. Uno pieno d'acqua, uno vuoto. Bene, quante mosse servono per, toccando un solo bicchiere alla volta, toccando un solo bicchiere alla volta, per poter avere tre bicchieri pieni e tre bicchieri vuoti? Quante mosse servono? Il minimo di mosse a cui riuscite a, che riuscite a pensare? Dovevamo organizzarci. Due. Beh, io ti dico una. Prendo un bicchiere pieno, il quinto, e lo verso dentro il bicchiere vuoto numero due. Dopodiché lo poso. Qual è qui la trappola? Che io ho usato dei bicchieri. Se avessi usato delle caraffe, probabilmente sarebbe venuto in mente la maggior parte delle persone: beh, prendo la caraffa 5 e la verso nella caraffa 2. Perché bicchiere, bere, non versare di solito. È questo il e qui entriamo in quella che è, diciamo, in quella che è un po' lo scopo della, della filosofia. C'è un filosofo italiano contemporaneo, Luciano Floridi, che ha una concezione piuttosto particolare della filosofia. La concezione di Floridi è che la filosofia noi dovremmo farla non più in base ai risultati che vogliamo raggiungere, in base ai fenomeni che ci interessano, ma anche in base ai dati che abbiamo a disposizione per risolvere il problema. Cioè, laddove appunto la filosofia si è sempre fatta partendo, appunto, chiedendosi, non appena abbiamo finito di mangiare, chissà chi è che muove le stelle e perché fanno questi disegni strani, provare a fare filosofia chiedendosi: beh, io Homo Faber, ho a disposizione dei legnetti, una pietra, posso fare un fuoco, posso fare un'ascia, ho a disposizione questi elementi. In quanti modi posso montare questi elementi per arrivare a un risultato che, diciamo, che sia diverso dalla somma degli elementi singoli? Cioè cercare di capire in che modo gli elementi che abbiamo a disposizione possono aiutarci a risolvere il problema. Un po' come nel film Apollo 13, no? Se vi ricordate, viene rovesciato un catino di oggetti sopra un tavolo e il capo ingegnere dice: dobbiamo trovare il modo di mettere questo oggetto cilindrico dentro questo buco quadrato usando solo questa roba. Perché gli astronauti sulla navetta, entro 10 ore muoiono 4 persone, seconda parte della frase. Diciamo che tu fai, Luciano Floridi, cioè è interessantissimo, perché lui, cioè, arriva anche a fare questa proposizione che dice: cavolo, viviamo nell'infosfera, siamo sommersi da dati, eccetera. Poi c'è un pezzo che mi è piaciuto molto, che hai scritto, insomma, però arriviamo, diciamo, abbiamo definito un pochino e arriviamo al discorso che tu fai qui molto chiaro, le serie temporali, perché questo permette di arrivare al cuore, cioè come tu hai strutturato poi la causalità come predizione, cioè fondamentalmente tre parti, la causalità come intervento e la causalità come coscienza, perché il finale è molto ambizioso, ma molto interessante secondo me, cioè proprio per chiamare al confronto i filosofi e non lasciarli persi in situazioni e fargli capire, come diceva Foucault, che la filosofia oggi, cioè, è occuparsi di queste cose, insomma. Per cui io a questo punto ti lascerei con un minimo di opportunità di dirci tu questo fatto di avere fatto la partizione in tre e poi i vari punti che hai più piacere di sottolinearci.
Allora, fondamentalmente si parte da quello, cioè la, ancora oggi se chiedete ai fisici che cos'è causale, loro, cioè se, se chiedete che cos'è la causalità a un fisico, loro vi dicono che la causalità è molto semplicemente il fatto che ciò che succede prima influenza ciò che succede dopo, ma il contrario non è vero. In ambito non relativistico, ok? Nei cari vecchi tempi classici. Cioè, una delle cose di cui siamo abbastanza sicuri delle cause, nel distinguere causa-effetto, è che la causa viene prima dell'effetto. Il che ci può portare a pensare che la causalità potrebbe essere semplicemente una capacità di predizione. Cioè, se noi sappiamo predire il futuro, allora abbiamo capito le cause. Se capiamo il passato in modo tale da poter predire il futuro, allora abbiamo capito le cause. Sappiamo distinguere il prima e il dopo e sappiamo scegliere una porzione, la porzione di prima, che è importante per capire il dopo. E come molte parti della sapienza umana, che partono dalla matematica, arrivano alla fisica e poi si diffondono in biologia, in chimica, in medicina, in economia, però prima di tutto partono dalla guerra. Se uno ci pensa un attimino, la quantità di sapere umano che viene dal risolvere un problema bellico è mostruosa. Si parte dalla trasformata di Fourier, dalla domanda che in origine Fourier si fa, che non è come faccio a mandare segnali digitali da una parte all'altra del pianeta, ma è quanto tempo ci mette un cannone a freddarsi dopo aver sparato? Da quello viene l'equazione di diffusione del calore che poi serve. È molto bello anche quello del puntamento, ci sono moltissimi riferimenti interessantissimi. Questo è proprio da dove parte uno dei padri della causalità, che è Wiener, cioè Wiener tenta di capire come far fare automaticamente il lavoro a un sistema di contraerea. Come si fa a predire la traiettoria di un aereo in modo tale da poterlo cogliere con un pezzo di contraerea. E fondamentalmente la conclusione a cui arriva Wiener è che si può in qualche modo riprodurre il comportamento di un oggetto, la traiettoria di un oggetto quando è più o meno periodica, andando nel suo passato, cioè se posso... ma certo, bellissimo. Immaginiamoci di avere un aereo e di volerlo prendere. Vediamo che l'aereo è qui e poi dopo un certo periodo di tempo è qui. Quindi cosa possiamo fare? Beh, possiamo tracciare una linea retta e dire: guarda, se era qui e dopo 5 secondi è qui, ci aspetto altri 5 secondi, giusto, sarà qui. Quindi dico al mio cannone di tracciare una linea retta fra le due, tra le due posizioni dell'aereo e di sparare qui. Purtroppo l'aereo sta seguendo questa traiettoria. Quindi se noi potessimo fare tante fotografie all'aereo, vedremo che si muove facendo una specie di otto, cercando di bombardare qualcosa che sta da queste parti. Questo oggetto disegnato così non è molto amichevole, ma se uno sa un pochino di matematica vede che è un oggetto periodico, che è una traiettoria che torna più o meno su se stessa. Quindi può essere rappresentata come una serie temporale, oscillante. È come se dicessi: vabbè, non me ne frega niente di qual è la traiettoria. Io semplicemente prendo, ho bisogno di sapere due cose. Prendo un asse orizzontale e voglio sapere l'angolo. Questo è il mio cannone. Voglio sapere l'angolo che l'aereo forma con il mio cannone, quindi quando è qui sarà questo, quando è qui sarà questo, quando è qui sarà questo. E noto che questo angolo ha un comportamento periodico. Quindi, da quello che è una traiettoria
Spilenka e Slimba sono in grado di tirare fuori un comportamento periodico. Detto questo, dico semplicemente al mio sistema di puntamento: ok, tu segui l'oggetto, segui l'aereo, fin quando non hai accumulato abbastanza dati da poter essere sicuro, da ritrovare sempre la stessa cosa, da aver conquistato il periodo di moto di questo aereo. Dopodiché è molto semplice. L'aereo è qui in questo momento, devi aspettare 5 secondi e pensi che sarà qui. Spara a questo angolo. Aspetti, l'aereo fa un bel loop, torna indietro, è convinto di poter arrivare in movimento a bombardare l'obiettivo. Lo prendi. Hai usato, diciamo, le tue capacità di previsione. In pratica hai tirato fuori una serie periodica. Questa è la prima, diciamo, la prima parte della causalità, nasce da questo dal tentativo di usare questo tipo di serie temporali, le serie periodiche, quelle che hanno un andamento periodico nel tempo. Periodico non significa necessariamente così semplice, cioè non è necessariamente una funzione con due gobbette. Anche un oggetto di questo genere è periodico, per intendersi, ha più, diciamo, ha più frequenze, ma è comunque esprimibile come somma di funzioni periodiche. Quindi io sono in grado, e un oggetto di questo genere farebbe, diciamo, sottenderebbe una traiettoria di questo tipo. Ecco, una cosa del genere, lo becchiamo lo stesso. Se siamo in grado di trovare, diciamo, la funzione che descrive l'andamento del mio aereo, lo becchiamo lo stesso. E questo è molto interessante perché ti ingloba, come tu fai presente, il fattore variabile umano, perché c'è un pilota che guida. Esatto, e questo è proprio è il punto di partenza della, diciamo, della causalità. Cioè, noi non tentiamo di usare la causalità, e questo è qualcosa che accomuna più o meno tutti questi studi. Non tentiamo di usare la causalità per capire un sistema prevedibile da un punto di vista fisico. Non ho nessun bisogno di usare la causalità per, diciamo, calcolare il punto di fusione di un dato cristallo o altre, diciamo, il funzionamento di un laser. Ho delle equazioni che me lo descrivono perfettamente. Ma se ho un omino dentro un aereo, beh, a quel punto sì, devo usare la causalità. Non posso descrivere con equazioni quello che è il comportamento di un omino dentro un aereo. Posso provare a cercare di capire quali sono le sue inevitabili regolarità. Perché se quest'uomo ha un obiettivo, se quest'uomo ha, probabilmente ha bisogno di più tentativi per centrare quell'obiettivo. E quindi sono in grado di trovare. Qual è qui il primo problema? Che noi stiamo cercando di capire come si muove questo aereo avendo a disposizione solo un dato, cioè l'aereo stesso, la posizione dell'aereo. E qui arriva, diciamo, quello che è la seconda parte della storia temporale, cioè Clive Granger. Clive Granger è il primo che si chiede: sì, se io ho il passato dell'aereo, sono in grado di conoscere, ma se io avessi più funzioni, se io avessi, che so, il funzionamento di un fegato, il funzionamento di un cuore, il funzionamento di polmoni, e volessi capire quali di questi organi, a partire dal loro, diciamo, dal loro funzionamento circadiano, quali di questi organi mi sta causando la malattia, in che modo potrei farlo? E la risposta a cui arriva Granger è che si può usare lo stesso metodo che usa Wiener, cioè si prende la serie temporale che è in grado di predire il futuro della serie che mi interessa meglio della serie stessa. Cioè, mettiamo che la mia malattia sia, mi causi un'alta temperatura, degli sbalzi di temperatura. Se io seguo gli sbalzi di temperatura, questi sono una serie temporale erratica che non mi dice molto. Se io
prendo, che so, una variabile del polmone e usando questa variabile del polmone sono in grado di predire il futuro della temperatura, l'andamento della temperatura meglio della temperatura stessa, beh, allora immaginate questo per capirci meglio. Vedete, cercate di capire per quale motivo la vostra auto va così piano. La vostra auto va piano, va piano, va piano, va piano. Poi a un certo punto riprende una velocità normale, ma di nuovo si riferma e va piano, va piano, va piano. Usate solo i dati della vostra auto, che vi dicono l'auto va piano, a volte si ferma, ogni tanto riparte per una velocità normale, a volte fa anche parecchie centinaia di metri a una velocità normale, a volte 10 metri, a volte 100, a volte 2, e poi di nuovo si ferma oppure rallenta tantissimo. Usando solo la velocità dell'automobile potreste ipotizzare un guasto ai freni, un guasto alla centralina elettronica, problemi dal carburatore. Poi vi viene in mente di usare i dati della macchina che sta davanti a voi. E vedete che quando lei si ferma, voi vi fermate. Quando lei accelera, voi accelerate. E dopodiché vi viene in mente di usare anche i dati della macchina ancora avanti. E vedete che succede la stessa cosa. La causa per cui andate così piano è che c'è una coda. Non servirebbe cambiare il carburatore. Ci sono altre macchine intorno a voi. Ecco, questo è il Clive Granger. Per la sua causalità di Granger vincerà il premio Nobel per l'economia e porrà sempre l'accento su una cosa. Questa è la causa, il nome causalità secondo Granger non è stato dato da Granger. Anzi, Granger stesso metteva le persone sull'avviso dicendo occhio, questa roba è usata tanto, è diventata popolarissima, ha avuto un grande successo in economia, in medicina, in biologia, non perché è perfetta, ma perché è facile da usare. Fate attenzione. Beh, certo. E questo è il vero caveat, cioè è facile da usare. Molto spesso nella storia della scienza sono successe cose di questo genere. Noi ci innamoriamo di uno strumento e cominciamo a usare questo martello senza renderci conto che quello non è un chiodo ma è una vite. E quindi non ha, diciamo, magari riusciamo a piantare ugualmente la vite, certo, nel muro, però non giungiamo a un buon risultato. Quindi questa è la prima parte, la previsione che si basa sia su dati, diciamo, precedenti che su dati. È molto bello anche l'aspetto storico che tu inserisci quando fai, ad esempio, il discorso delle dissezioni anatomiche. Interessante, perché tra l'altro il Frank che citi è stato professore di anatomia anche a Pavia. Ah! cioè, Maria Teresa aveva Vienna e Pavia come... No, veramente è zeppo di e poi salti le altre parti altrettanto interessanti, insomma, la causalità come intervento, la causalità come coscienza. La causalità come intervento è, secondo me, è il punto di quelli che abbiamo raggiunto con certezza, è l'apice, perché è quella che unisce veramente filosofia, matematica e nella capacità di affrontare i paradossi. Per molto spesso è questo il fatto. Qual è l'utilità spesso della filosofia o della matematica? Quella di sottolineare un paradosso, di individuare il punto in cui il ragionamento di un certo tipo giunge a un loop, a un ciclo. Secondo Hume, secondo David Hume, la causalità non è altro se non, diciamo, Hume arriva al definire la causalità con il concetto di controfattuale, cioè l'oggetto A causa l'effetto Z quando nel caso in cui noi rimuovessimo l'oggetto A, Z non avrebbe più luogo, o meglio ancora, nel caso in cui non fossimo in grado di viaggiare nel tempo, tornare nel passato esattamente alle stesse condizioni in cui si è verificato l'effetto Z,
e fossimo in grado di rimuovere l'effetto della causa A e vedessimo che Z non succede più, beh, allora, allora abbiamo individuato la causa. C'è solo un piccolo problema, come probabilmente notate in questo ragionamento. Implica la capacità di tornare indietro nel tempo, che anche a livello relativistico credo sia negata, no? Ecco. Dovremmo viaggiare più veloce della luce e con i prezzi di oggi non è consigliabile. Quindi, come facciamo a affrontare questo tipo di problema? Cioè, come facciamo a escludere un qualcosa a livello controfattuale? Se siamo in grado di agire, se siamo in grado di fare esperimenti sui nostri diciamo, campioni, sui nostri soggetti, sulle forme che ci interessano, beh, non abbiamo troppi problemi. Se volessi cercare di capire, per esempio, io noto correlazione che quando vado in alta montagna fa freddo, oppure che se sento molto freddo di solito sono in alta montagna. Potrei dirmi, beh, forse è la variazione di altitudine che causa il freddo, ma potrei anche dirmi, semplicemente sulla base dei dati, no, io sono convinto che sia il freddo a causare la differenza di altitudine. Vedo una correlazione fra le due. Allora che cosa faccio? Posso fare un esperimento. Prendo la mia automobile e mi muovo e misuro la temperatura in base e la riporto in grafico rispetto all'altitudine. Vedo che man mano che vado più in su effettivamente sembra che la temperatura diminuisca. Poi prendo sempre la mia automobile e inizio a tirarci secchiate di ghiaccio dentro e cerco di capire se l'automobile inizia a levitare. Non succede. Ok, sono confidente, ho trovato che è il freddo che causa la variazione di altitudine che causa il freddo. Questo se sono in grado di fare degli esperimenti. Ma se io volessi determinare con certezza scientifica che è la CO2 a causare il riscaldamento globale, la cosa si complica. La cosa diventa un pochino difficile. Se volessi provare con un esperimento in doppio cieco che il fumo causa tumore ai polmoni, non sarebbe molto etico prendere due gruppi di persone e dire a uno dei due gruppi: voi incominciate a fumare 40 sigarette al giorno, voi invece no. Magari arrivo a determinare che però nel frattempo stempio centinaia di persone. Uno degli esempi bellissimi che tu metti. Ecco, molto spesso non è possibile fare esperimenti. A volte perché la cosa è eticamente raccapricciante, a volte perché è energeticamente discutibile, tipo la Terra, a volte perché bisognerebbe tornare indietro nel passato. E allora come si fa? Si cerca di capire se è affrontabile, se possiamo fare degli esperimenti mentali con i dati che abbiamo a disposizione. Si cerca di capire se possiamo fare degli esperimenti mentali con i dati che abbiamo a disposizione. E per fare questo occorre fare una cosa antipaticissima. E la dico qui e la rivedremo più spesso, ed è costruirsi un modello, cioè rendersi conto che i dati da soli non bastano. Se voi prendete, siamo nell'epoca dei big data, prendete i dati da soli non bastano. E ora facciamo un esempio abbastanza clamoroso di cosa intendo. Immaginiamo che io sono in grado di pensare a un farmaco in grado di farvi riprendere dal Covid. Ok? Allora io vi dico che questo farmaco funziona bene, migliora le vostre, diciamo, la vostra capacità di ripresa se siete donne, che questo farmaco migliora la vostra capacità di ripresa se siete uomini, ma nel caso in cui io non sappia il vostro genere, allora peggiorerà le cose. È possibile avere un farmaco di questo genere? Quando hai fatto l'esempio della CO2 che si scioglie era più semplice da seguire, però questo è bellissimo. Proviamo a vederlo. Allora, io faccio il mio solito grafico, sono bellissimi perché ci aiutano a capire. Qui metto
la dose di farmaco che propino all'ammalato in via di guarigione. E qui metto il tempo, giorni, che ci mette questa persona a riprendersi da sola. Ok? Allora, prendiamo il primo gruppo, le donne. Le donne pesano di solito un po' meno degli uomini, quindi la dose che dovrò darvi sarà minore. Di solito sono un po' meno lamentose degli uomini, perché ecco, questo è uno degli effetti bellissimi, positivi del Covid, che finalmente abbiamo scoperto che abbiamo ragione gli uomini. 37 e mezzo è febbre, devi stare 15 giorni a casa. Questo? Allora, diamo la nostra dose alle signorine o signore in questione e vediamo che effettivamente sembra esserci una correlazione di più o meno più farmaco do, meno giorni devo attendere perché prendo. Ok, adesso prendo gli uomini. Pesano un po' di più delle donne di solito, sono un po' più lamentosi, ci mettono più giorni a riprendersi, sono progettati un pochino peggio, ma anche in questo caso più farmaco do. E prima mi riprendo, quindi se io prendo i due gruppi separati, donne, uomini, e faccio un'interpolazione lineare, dose, giorni, se sono donne, il farmaco funziona benissimo, diminuisce il tempo di ripresa. Se sono uomini, funziona benissimo, diminuisce il tempo di ripresa. Se prendo i dati tutti insieme, non considero il genere, e faccio un'interpolazione lineare, il farmaco fa schifo, peggiora le cose. Allora, visto il paradosso, la domanda che mi faccio adesso è: sì, ma sto farmaco fa bene o fa male? Fa bene o fa male? Fa bene perché? Ma se io non lo so, se invece del sesso questa fosse un'altra variabile, fosse, che so, l'età. Ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, fosse una variabile continua. Voce, è il modello sbagliato? Ma quale dei due è quello giusto? Il modello sbagliato per interpretarlo, quale, cosa intendi? Qual è il modello sbagliato? Ma la domanda che faccio a questo punto è: qual è il modello giusto? È quello separato o è quello globale? Perché? E la risposta è giusta. Non importa sapere a priori qual è, diciamo, conoscere a priori il carattere che determina il cambio di grafico. È importante sapere che ciascuno di questi grafici che abbiamo da dentro il grafico più grande segue una linea, diciamo, discendente. Quindi allora ti faccio lo stesso. È ben più semplice. È molto più semplice. È ben più semplice. No, io ho il vantaggio che ho letto, non sono. No, sia chiaro. Qui dobbiamo tenere presente quello che è la causalità. Cioè, il fatto che io sia donna o uomo mi causa un effetto diverso del farmaco. Ok? Ma il farmaco non può cambiare il mio genere. Se io faccio un diagramma causale, quindi io ho tre attori, il farmaco, la dose di farmaco, il genere e il tempo di ripresa. La quantità di farmaco ha un effetto sul tempo. Questo do per scontato che se io do un farmaco, una
persona, questo avrà un qualche effetto sul suo tempo di presa. Questo è vero per qualsiasi sostanza chimica, anche l'acqua può essere un toccasana o un veleno. Fate bere 20 litri d'acqua in un giorno a una persona e la ammazzate. Il genere ha effetto, come abbiamo visto, sul tempo di ripresa. Ma a questo punto la terza freccia, in che direzione la fareste? Dal genere alla dose, perché farla da dose a genere significherebbe prendi il farmaco e diventi un uomo. Non per questo genere di farmaci. Quindi, in questo caso, la scelta giusta è quella disaggregata. Se io però avessi seguito i pazienti non per età, avessi disgregato, segregato i miei dati, non per età, non per genere, ma che so, per valore della pressione arteriosa. Chiaro. Chiaro, la pressione arteriosa può avere un effetto sul tempo di ripresa. Se io ho dei problemi cardiocircolatori, lo accuso. A questo punto la freccia, dove va? Posso escludere che in realtà la freccia faccia così, cioè che il mio farmaco, oltre ad avere un effetto sul COVID, abbia anche un effetto sulla mia pressione arteriosa? Non posso escluderlo. Bene, se il modello giusto è questo, allora i dati giusti sono quelli aggregati, non più quelli disaggregati. La cosa è dimostrabile matematicamente. C'è il caso più bastardo di tutti, che è quello probabilmente vero, che è questo. In questo caso non posso dire niente. Devo trovare un altro modello con un altro attore. Devo in tutti i modi possibili sforzarmi di cercare di capire se c'è una qualche altra variabile che posso seguire e la cui, la cui direzione vada o in un verso o nell'altro. Perché in questo caso qui non sono in grado di fare niente, devo trovare un altro modello. Cioè, quello che sto dicendo non è che usando il modello ottenete risultati meno accurati, otterreste conclusioni sbagliate. Cioè, una crescita laddove in realtà c'è un effetto inverso. Questo tipo di paradossi, questo che abbiamo visto della segregazione, dell'andamento in una direzione dei gruppi segregati e quella opposta dei gruppi aggregati, è noto come paradosso di Simpson in matematica. È stato scoperto da Homer Simpson durante una puntata del famoso show televisivo. Cosa succede a questo punto? Qui entra in gioco proprio il modello, entrano in gioco i modelli causali, cioè noi dobbiamo tentare di interpretare i dati sulla base di modelli che abbiano delle relazioni direzionali fra loro. Questo tipo di modelli ha una caratteristica che a uno scienziato è molto molto gradita, cioè possiamo testare subito se il modello funziona. Possiamo applicare una regola che si chiama regola dell'indipendenza statistica condizionale, che ci dice subito se il modello che abbiamo preso è falso o no. Cioè, se noi prendiamo un modello, abbiamo 3, 4, 5 variabili, ci immaginiamo un modello nella nostra testa, vogliamo descrivere, quello che è la prestazione di una squadra di calcio in base a un modello che preveda la prestazione, in base a un modello che preveda i giocatori in campo, l'allenatore e la quantità di pubblico pagante. Beh, e il nostro modello
il nostro modello prevede che la quantità di spettatori influisca sull'allenatore, cioè decida chi è l'allenatore, beh, potremmo fare dei conti e vedere subito che questo modello non rispetta determinate regole. Quindi siamo sicuri che è falso, ma non siamo sicuri che è vero. Siamo sicuri, possiamo essere solo sicuri di quando il modello che proponiamo non funziona. Quando funziona, beh, è un'approssimazione della realtà che in quel caso particolare, nei casi che abbiamo visto, soddisfa un criterio statistico. Non è detto che sia un'interpretazione giusta. È sufficientemente accurato da non cadere in errore. E questo è un po' lo spirito della scienza. Da Karl Popper in poi l'abbiamo più o meno capito. Una teoria scientifica è valida, è una teoria scientifica solo quando è falsificabile. Se io parlo di teoria dell'evoluzione, beh, la teoria dell'evoluzione è falsificabile. Mi portate un coniglio fossile del periodo precambriano, io dico sì, effettivamente, hai ragione. Se parlo di intelligent design, l'intelligent design non è una teoria falsificabile, perché al momento in cui ti porto uno struzzo, un uccello che ha le ali e non vola, tu mi puoi dire, ma tu non sei in grado di riconoscere l'intelligenza che è alla base di questa creazione. E io ti dico, ok, allora qualsiasi creatura io ti porti, avrai sempre una scusa pronta per poter saltare l'argomento. Questo, ti interrompo, un parentesi, rientra nelle attività CICAP, cioè, perché fanno parte delle attività interessanti di questo gruppo. Sì, il Comitato Italiano di Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Sì, qui abbiamo avuto spesso sia il Piero Angela che tanti altri, abbiamo parlato di questo, ma è interessantissimo. Non spaventatevi, ti interrompo un istante così, perché poi alla fine nel volume c'è un appendice che aiuta moltissimo e spiega tutte le regole matematiche, le probabilità, per cui si può seguire anche se si è, diciamo, digiuni e non così familiari con questo modo di... Però è un pregio incredibile del libro, ecco, questo è importante. Molto bello poi questo discorso, dichiarare le nostre... Ho apprezzato moltissimo, non volevo lasciarti bere. No, grazie. E niente, poi andiamo verso il... Diciamo, questo tipo di ragionamento, il ragionamento causale, è stato sviluppato negli ultimi 20 anni da Judea Pearl e dai suoi collaboratori. E è arrivato a essere una teoria matematica concreta, coerente, che ci permette di capire quando, avendo a disposizione un dato modello, possiamo fare delle inferenze causali oppure no. Quando siamo in grado di dire questo causa questo oppure no. Questo è molto importante perché questo tipo di inferenze causali ci permette appunto di fare domande ipotetiche sul passato e sul futuro, ci permette di rispondere usando la statistica a domande tipo: se la Svezia avesse adottato le stesse misure che ha adottato l'Italia nel gestire la pandemia, quanti morti in meno avrebbe avuto? E ci permette di dare una risposta che è all'interno di confini statistici, all'interno di una precisione definita. Quando siamo in grado di farlo, perché a volte noi costruiamo un modello e se siamo convinti della plausibilità di quel modello e quel modello contiene un ciclo, diciamo, che porta dalla nostra variabile di partenza a uno dei suoi figli, lì serenamente non possiamo fare niente. Dobbiamo trovare un altro modello e trovare altre variabili. Fondamentalmente, a questa teoria che comincia a essere, diciamo, comincia a prendere piede in vari aspetti delle scienze, principalmente delle scienze sociali e della medicina, e lo scopo per cui ho scritto questo libro è perché ho studiato questa teoria per 5-6 anni
per capirla. Cioè, ci ho messo del tempo, un po' perché diciamo per le collaboratori non brillano per capacità espositiva, un po' perché essendo un po' San Tommaso io voglio fare i calcoli prima di... Se non lo calcolo non lo capisco, non sono in grado di leggere, lo devo programmare, lo devo calcolare, lo devo vedere. Detto questo, l'ho trovato talmente potente e affascinante che ho detto è un peccato che questa cosa non sia diciamo correttamente presentata in modo tale da poter incuriosire. E poi c'è un ultimo aspetto che è quello veramente, secondo me, incredibile, che è quello della IT, della Integrated Information Theory, e lì è dove, come dicevi te, si va veramente verso la filosofia, perché ultimamente un grande fisiologo italiano che ora vive a Madison, nel Wisconsin, Giulio Tononi, ha proposto una teoria che si chiama IT, Integrated Information Theory, che è una teoria matematica della coscienza. E sono varie le teorie matematiche della coscienza che girano in questo momento. Un mio amico fisiologo dice che i fisici compiuti 50 anni o tirano fuori una teoria della coscienza oppure si comprano una spider e lasciano perdere. E alcune di queste teorie sono, diciamo, molto alte, molto filosofiche e non calcolabili. Il buono della IT, l'aspetto promettente della IT, a cui io guardo con curiosità, non posso dirvi, ahimè, se è una teoria corretta, parzialmente corretta, però critico, è estremamente affascinante, mettiamola così, ed è diciamo, è stata proposta da una serie di persone che perlomeno sanno di cosa parlano, perché abbiamo fisiologi, abbiamo neurologi, abbiamo matematici, abbiamo informatici. Non cadiamo, come spesso può capitare, nell'errore di avere tutti i fisici che propongono una teoria della coscienza, perché per capire quanto, appunto, a volte parlare della nostra scienza in un altro ambito può fare danni, un fisico proporre una propria teoria che parlava appunto del comportamento quantistico della glia, delle cellule della glia, come possibile origine della coscienza. E aveva tirato fuori tutta una sua, diciamo, spiegazione fisicamente estremamente affascinante, al che una persona presente nell'uditorio, si chiamava Marcello Massimini, era un fisiologo, disse: ho una piccola critica a quello che lei dice. Noi non sappiamo dov'è la coscienza, però sappiamo dove non è. Non è nel cervelletto. Se noi togliamo il cervelletto a una persona, quello rimane perfettamente cosciente. Quando cammina sarà un po' ridiolo, avrà dei grossi problemi di deambulazione, ma la coscienza rimane intatta. Ora, l'80% dei neuroni sono lì. Le cellule della glia, che lei, di cui lei sta parlando, sono nel cervelletto. Quindi mi venda qualcos'altro, per favore, perché questo... No. Bellissimo. Ecco, è il controfattuale, no? Se io rimuovo una causa e continuo a avere l'effetto, quella non può essere una causa. Allora, io qui... Comunque sono errori che succedono anche tra biologi e biotecnologi. Ho il biologo molecolare che non ha la minima idea e viceversa. Però è molto bello questo. Il fatto è che, appunto, nelle scienze c'è una gerarchia, per cui... E questa gerarchia in realtà è doppia, cioè è chiaro che la medicina non può contraddire la matematica. Se la tua teoria biologica si basa sul fatto che 5 è maggiore di 12, ha dei problemi. Però se la tua teoria matematica della coscienza si basa sul fatto che, diciamo, implica che rimuovendo il cervelletto alteri la coscienza, la tua teoria è sbagliata. La teoria e l'esperimento stabiliscono due gerarchie che, laddove la teoria è fatta bene e l'esperimento è svolto coscienziosamente, non si possono contraddire vicendevolmente, devono agire in maniera ciclica, in maniera da autoalimentarsi. Se una delle due contraddice l'altra, come si diceva un tempo, se la tua teoria fisica contraddice il secondo principio della termodinamica, qualcosa scritto. Ecco, qui c'è qualcosa che non va.
Credo che questa teoria valga il tentativo di formulare una teoria della coscienza valga ancora di più della coscienza in se stessa, perché se uno ci pensa, a fine 800 Lord Kelvin, cioè il gigante della fisica, diceva: gli uomini non voleranno mai, non saranno mai capaci di volare su macchine di loro intenzione. Negli anni 30 Einstein diceva: Dio non gioca a dadi con l'universo, la meccanica quantistica è sbagliata. Ciccata completamente. Ne abbiamo oggi molti di noi sono propensi a dire: la coscienza è qualcosa che ci distingue da altri animali ed è un qualcosa che ha un'origine assolutamente non organica e instillata. Può essere. Però la frontiera io personalmente la vedo lì. Cioè, e nell'affrontare questo genere di problemi, nel chiedersi appunto se sia possibile una teoria della coscienza, noi in realtà stiamo facendo della filosofia. Ci stiamo chiedendo se esiste veramente, stiamo cercando un gatto nero in una stanza senza sapere se quel gatto c'è, anzi senza sapere se esistono i gatti. Ne siamo convinti, lo stiamo cercando, probabilmente lo riconosceremmo se lo trovassimo, ma magari nel posto in cui siamo non esistono gatti. Però è interessantissimo, cioè per i filosofi deve essere questo l'ingaggio oggi. Cioè questo è fare filosofia oggi, è filosofia oggi. Io sono convinto di sì, perché alla fine la scienza, se ci pensate, ha molto spesso un'altra direzione, cioè noi la genetica che abbiamo oggi la dobbiamo a un abate che faceva incrociare i piselli. Sembra che il problema del cavolo sembra incrociare i piselli, eppure siamo partiti da lì. La chimica è nata quando le persone hanno smesso di tentare di fabbricare la pietra filosofale, trasmutare il piombo in oro, e si sono incominciati a chiedere: come faccio a conservare la carne? Come, per quale motivo l'acqua bolle a 100 gradi? E cose del genere. Da problemi piccoli si arriva a una conoscenza gigantesca. No, io penso che veramente sia importante, soprattutto per i giovani, cioè andare intorno al libro, a questo libro, al di là di tutte le cose che abbiamo sentito di Marco Malvati. Perché secondo me poi l'insegnamento forte è questo, come dicevi ora, della coscienza, no? L'importante è cercare in questa direzione. No, veramente, grazie. Beh, innanzitutto grazie. Grazie a voi. Abbiamo tempo, ok, perché a questo punto, se avete piacere, domande, senza avere timori. Prego, con voce stentoria, perché... Non mi interessa questa cosa di causalità, Lagrange, io ho rimasto, non ho sentito molto questa cosa, ma causalità Lagrange voleva dire anteriorità nel tempo. Io ho rimasto l'idea che Lagrange definiva la causalità dall'interiorità della causa rispetto alle persone, forse mi sono confuso. Allora, la cosa centrale di Granger è che lui stabilisce che una variabile ha un effetto se, conoscendo il passato di questa variabile, conoscendo la storia di questa variabile, io sono in grado di predire il futuro del mio oggetto, il futuro dell'oggetto del mio studio, meglio che non studiando semplicemente la storia del mio oggetto. Immagina, per fare un esempio, di voler seguire l'andamento del tuo peso corporeo. E tu puoi mettere in grafico il tuo peso corporeo e vedere che un po' si alza, poi diminuisce, poi si alza ancora un pochino, poi diminuisce e così via. Usando solo il tuo peso corporeo nel passato, hai difficoltà a scoprire quale potrebbe essere fra una settimana. Ma se tu usi la variabile quantità di cibo che ho mangiato giorno dopo giorno, sei in grado di capire molto meglio
qual sarà l'andamento del tuo peso corporeo. La centralità di Granger sta nel fatto di aver dato un metodo per individuare quali variabili influiscono di più sul futuro di altre variabili, cioè individuare cause esogene, cause che sono esterne al fenomeno che sto studiando. È usata principalmente in economia e anche nell'analisi dei, l'analisi dei segnali dell'elettroencefalogramma, per esempio, per cercare di capire quali sono le zone del cervello che si influenzano. Però ha un problema, e il problema è che immagina che tutte le relazioni siano lineari, cioè che il mio peso corporeo sia la quantità di cibo che ho mangiato moltiplicata per un determinato fattore, punto. E le relazioni lineari sono sempre molto pericolose, perché il mondo non è lineare, ecco, e quindi se non ci sono relazioni lineari la causalità di Granger non funziona. Viene usata lo stesso, ma viene usata in modo sbagliato. Quando Granger dice ha successo non perché è corretta, ma perché è facile da usare, pensa a questo. Nel 2008 c'è stata una crisi mostruosa che ha coinvolto varie economie e ha causato il crollo di diverse banche. Questo crollo è stato causato da una errata assunzione della causalità secondo Granger, per cui veniva fuori che alcuni, diciamo che i mutui subprime non erano indipendenti fra loro, cioè il fatto che una persona chiedesse un mutuo sulla propria, prendesse un mutuo per prendere la casa e poi chiedesse un prestito per estinguere il mutuo che aveva, diciamo che aveva acceso per prendere la casa, beh, si supponeva che questi due eventi fossero indipendenti. Mentre invece c'è una dipendenza di fondo. Il fatto è che uno potrebbe essere povero, potrebbe vivere in uno stato in cui è molto facile ottenere un prestito o cose del genere. È un po' assumere l'indipendenza fra queste variabili è un po' come andare in montagna e dire se una persona cade, beh, le altre non rischiano niente. Beh, se sei incordata, se sei legato l'uno all'altro, no, se il primo cade è una carneficina. Questa crisi è stata causata proprio da un'assunzione sbagliata della causalità secondo Granger, per cui certe diciamo variabili venivano considerate indipendenti e era più facile quindi fare il calcolo. Non era giusto, era più facile. Nel libro c'è tutto molto bello l'esempio del peso corporeo che fai, no? Sì. Prego. Però allora un rischio di banalizzare, c'è la battuta dell'americano che va a vedere gli indiani per capire se l'inverno sarà duro o no, poi la battuta è lunga, alla fine gli indiani mi chiedono come fai a sapere che l'inverno sarà duro, a cui rispondo con un po' che ti arriva tanto quanto albero. In quel caso la conoscenza del fatto che lo bianco cade albero ci dice qualcosa su quanto sarà duro l'inverno, ma non è causale. Per questo adesso analizzo un po', potrebbe essere un punto d'esempio dove entra anche l'anticipazione, cioè quando A, l'azione A che ci informa su B risulta un'anticipazione di B, allora il modello di Granger, come adesso è scritto in maniera ovviamente semplificata, potrebbe... No, sarebbe assolutamente in difficoltà, sarebbe in difficoltà anche in un altro senso. Io prima ti ho fatto l'esempio del peso corporeo, no? Però la cosa funziona anche nella direzione opposta. Se il tuo peso corporeo aumenta troppo, tu prima o poi potresti decidere di metterti a dieta. E a quel punto, seguendo l'andamento del tuo peso corporeo, è il tuo peso corporeo che determina il cibo che mangi in futuro. Qual è qui la discriminazione? La discriminazione è l'intervallo di tempo che passa, cioè la quantità di cibo che tu mangi determina l'aumento del tuo peso corporeo nel giro di giorni, possiamo dire. E poi
tu, il tuo peso corporeo aumenta e a quel punto tu decidi di intraprendere una dieta e a quel punto il tuo peso corporeo determina la quantità di cibo che mangi nell'arco dei mesi a quel punto. Cioè hai due intervalli di tempo differenti. Questa è una cosa che può aiutare, però quell'esempio che dici te è esattamente un esempio che ti mostra come la causalità di Granger sia limitata in realtà. Cioè è un modello, ma diciamo rischia di prendere delle enormi cantonate. Quindi usarla in maniera diretta sarebbe sbagliato. Poi certo, ci sono dei prerequisiti da soddisfare per applicarlo come si deve. Esattamente, e soprattutto rispetto alla teoria di Pearl, la teoria di Granger non ti dice quando hai preso una cantonata, quando il tuo modello è sbagliato. Cioè tu rischi di vedere dei dati che sono riprodotti perfettamente, ma ahimè, quella che stai guardando non è una causalità, è una correlazione. Immagina questo, io vedo che la quantità di gelati che io vendo settimana dopo settimana, immagina di avere un calendario, settimana dopo settimana io faccio uno studio di marketing e vedo la quantità di gelati che vengono venduti in ogni settimana e vedo che c'è una correlazione molto forte con il numero di incendi boschivi, con il numero di ettari di bosco che vanno bruciati la settimana successiva. A questo punto potresti dire, cavolo, nei gelati c'è un pericolosissimo agente psicotropo che causa il comportamento incendiario. In realtà c'è una causa comune, è il tempo meteorologico, il fatto che è estate, aumenta la temperatura e quindi aumenta sia la probabilità di vendere gelati, sia la probabilità che il bosco bruci. Ma da uno studio di causalità di Granger limitato solo a gelati e boschi, te potresti tranquillamente dire, ah, ok, ho scoperto che nei gelati c'è un pericoloso additivo che rende piromani. No, sarebbe... Quindi la causalità di Granger non ti dice quando il tuo modello è sbagliato e questo è un altro motivo per insomma, prenderla con grosse pinze. Belli questi esempi. Prego. Allora, no. No, però sarebbe importante ripetere perché sentano, perché dubito che abbiate sentito la domanda, gentilmente. Interessante. Sì, sì, no, allora, i tentativi ci sono da tanto. Allora, i primi tentativi di teoria della causalità sono di Wigner, quelli di cui parlo all'inizio, sono degli anni 40. Gli studi di Granger, gli studi classici di Granger sono degli anni 60. Diciamo che quella che è nata negli ultimi 20 anni è una teoria della causalità falsificabile, che dà permette di poter costruire modelli falsificabili. Quindi è a pieno diritto un ingrediente accettabile per costruire una teoria scientifica. Cioè, la teoria di Wigner o la teoria di Granger ti poteva permettere di trovare correlazioni. C'è anche un altro metodo, c'è un'estensione della teoria di Granger che si chiama transfer entropy, che si può usare anche per relazioni non lineari, per esempio. Si basa sul concetto di entropia, di entropia di un segnale. Dopo, se vuoi, lo posso spiegare più chiaramente. Qui rischio di far cadere delle teste sul tavolo. No. Però il fatto è che tutte queste teorie potevano trovare delle causalità non nulle laddove in realtà c'erano solo ed esclusivamente delle correlazioni spurie. Cioè non ti permettevano di capire se c'era una causa comune, se c'era un qualcosa che in qualche modo condizionava sia la tua variabile di partenza sia la tua variabile di arrivo. La teoria di Pearl ti permette di fare dei test che ti fanno, diciamo, che ti permettono di verificare se questa assunzione è vera, se inserendo, diciamo, delle cause comuni
la tua, diciamo, il comportamento delle tue variabili cambierebbe o no. Lo fa a un prezzo molto molto pesante. Devi avere tanti dati. Devi avere tanti, 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 tanti dati. Oppure devi avere delle relazioni matematiche certe. Però il fatto è che questa teoria è, diciamo, in questo momento l'unica teoria della causalità che ti permette di fabbricare modelli falsificabili. Non è l'unica teoria della causalità. È quella più recente ed è quella, diciamo, più priva di difetti. Ecco, ma non è, diciamo, la causalità è qualcosa su cui le persone si interrogano da secoli e addirittura alla fine, all'inizio degli anni 20, Bertrand Russell aveva detto che non aveva più senso parlare di causalità perché ormai la fisica era arrivata a un livello tale per cui potevi, diciamo, prendere gli oggetti giusti e determinare il futuro in maniera precisa e completa. La causalità sarebbe stata, diciamo, sarebbe stata depennata dal campo della scienza, la parola causalità. Purtroppo la meccanica quantistica e la teoria del caos, tutte e due hanno, diciamo, preso per un braccio Bertrand Russell, grandissimo filosofo, perché non c'è dubbio. Tutti prendono delle cantonate, anche i giganti, e gli ha detto, guarda, di solito dici delle cose molto sensate, in questo caso ti sei spinto un gocciolino troppo in là. Bene, uno degli aspetti molto interessanti del libro è che ci sono poi tutti questi momenti storici di rilievo, l'opportunità di chiarire cos'è un sistema deterministico, stocastico, che cos'è la probabilità marginale, la probabilità... Insomma, c'è una ricchezza... No, perché la causalità è proprio la storia della causalità, è un po' la storia del pensiero umano, perché raffinando sempre di più questo concetto, abbiamo raffinato molto parecchie delle scienze di cui parliamo oggi. Cioè, alla fine il fatto è che è necessario, quando guardi queste cose, guardare la storia di una disciplina, perché oggi è molto semplice nel 2022. Fare previsioni raffinatissime, accurate, su un gran numero di esempi. Ma oggi diamo per scontato, per esempio, che quando ci ammaliamo cerchiamo di capire la causa del nostro malessere sulla base di organi. Diciamo che problemi al fegato causano determinati sintomi e problemi al cuore causano determinati sintomi. E ci sembra scontato, e scontato non lo è affatto, perché Giovanni Battista Morgagni a fine Settecento dice cioè, i sintomi sono lamenti dell'organo sofferente, ma non è che stia dicendo una cosa che viene universalmente accettata. All'epoca la medicina è la medicina dei fluidi, dell'equilibrio fra bile, sangue, bile nera. Cioè le persone venivano curate a salassi, perché dovevi abbassare la quantità di sangue per riequilibrarlo con la bile. No, non c'è dubbio, ecco, belle anche queste parti. E la medicina in questo, diciamo, è una scienza meravigliosa, è una pratica meravigliosa per capire queste, diciamo, questo tipo di approccio, perché in medicina sei costretto in continuazione a scoprire cose nuove che contraddicono parzialmente quelle che erano le tue convinzioni precedenti. Prima erano i fluidi, poi arriviamo agli organi, poi arriviamo al sistema linfatico, al sistema immunitario. Arriviamo a capire che ci sono davvero delle molecole che circolano in continuazione nel nostro corpo e che un loro squilibrio potrebbe causare problemi, e che gli organi non sono altro se non centrali chimiche in grado di processare queste molecole. E via via, via via, via via. Con dei ritorni paurosi, con l'omeopatia. Con l'omeopatia. Le malattie para. Ecco, e qui... Sì, e qui in questo si va spesso, si va nel principio di non contraddizione. L'omeopatia, cioè l'omeopatia intendo quella classica, cioè il dire un qualcosa a diluizione infinita può avere un effetto sul mio organismo. Se l'omeopatia funzionasse, questo vorrebbe dire una cosa ben precisa, cioè che gli ultimi 150 anni di chimica, tutti i nostri polimeri,
tutti i materiali meravigliosi che abbiamo sintetizzato, tutto quello che abbiamo imparato sulle proteine, sugli enzimi, sarebbe stato tutto un enorme colpo di culo. Ecco, se l'emopatia funzionasse vorrebbe dire questo: vista la quantità di cose che funzionano in chimica e in chimica fisica, mi sento di dire che affermazioni così straordinarie richiedono prove molto più straordinarie di quelle che sono state portate fino ad ora. Ecco, non ci credo che siano stati 150 anni di colpi di culo, mettiamola così. Magari è possibile, ma... No, notevole, veramente. Io vi suggerisco di entrare e di approfittare veramente del libro. Quanto abbiamo? Mi sa che siamo... Sì, ma prego. Certo. E volevo sapere, visto che ogni volta che si propongono delle affermazioni causali, ogni volta che si approfondiscono poi viene fuori un'obiezione. Visto quello che ci ha detto oggi, se la conclusione giusta potrebbe essere questa: esistono dei metodi per falsificare le affermazioni causali, possiamo dire che alcune affermazioni causali sono sbagliate, ma non esistono certezze sulla veridicità di affermazioni causali che sono lì finché non sono state prefutate. Benissimo, ecco, esattamente il riassunto perfetto di quello. Grazie, altro che banalizzare. Poi, no, notevole. È esattamente questo. Non mi sarebbe riuscito di chiudere, grazie mille. No, non è così. È così, grazie. No, penso veramente che il tema sia di rilevanza incredibile, stante la complessità generale del mondo in cui viviamo, al di là dell'interesse enorme per chi si occupa di discipline, diciamo, scienze della vita, biologia, medicina, ma penso che ci sia veramente un aiuto enorme che può venire dalla lettura del tuo libro per mille altri aspetti, perché... Poi, ecco, c'è una cosa: se chi è interessato agli aspetti più duri della teoria, può cercare i libri originali di Judea Pearl. Uno si intitola Causality, letteralmente, è così, ed è, diciamo, si prepari molto caffè, perché non è una lettura semplice, e ha scritto anche un libro divulgativo che si intitola The Book of Why, il libro del perché, non ancora tradotto in italiano, che è un po' più parziale e, diciamo, non così soddisfacente, mentre invece gli articoli, diciamo, il libro originale, quello, diciamo, pensato per la formazione, non per l'informazione, secondo me è fatto molto meglio, però... diciamo, non è da leggere prima di andare a letto. Sì, dipende sempre, perché può anche essere che ti dia quella... Ah sì, che ti dia quella mazzata definitiva, quella mazzata che ti fa addormentare, certo. Marco, di che cosa ti stai occupando? Cosa possiamo, in una battuta, attenderci? Nel futuro, uscirà per Raffaello Cortina Abbiamo intuito, a vista la presenza, un libro scientifico di divulgazione per ragazzi, che dovrebbe intitolarsi La molla e il cellulare, nel quale, diciamo, cerco di fare un po' di divulgazione scientifica andando in direzione contraria. Cioè, invece di dire prima ti spiego come funziona una molla, poi ti spiego come funziona un condensatore, poi finalmente arrivo al cellulare, tento di fare l'operazione opposta. Cioè, ti dico: smonta il tuo cellulare, dentro c'è un oggetto che si chiama accelerometro, che ti dice con che accelerazione stai andando. Vuoi sapere come funziona? Bisogna andare un pochino all'indietro, lo devi smontare, e piano piano, diciamo, partendo dall'accelerometro, ci arriviamo a chiedere per quale motivo non cadiamo attraverso il pavimento, che è una domanda meno banale di quello che potrebbe sembrare. E questo è il tentativo. E poi niente, e poi uscirà un romanzo... classico romanzo, dove, appunto, scritto con mia moglie, che esce finalmente dal limbo perché questa è una cosa da dire, che ormai, insomma, è abbastanza nota: Marco Malvaldi è quasi uno pseudonimo,
negli ultimi 5 anni i libri sono scritti in collaborazione con mia moglie. Mia moglie fa la trama dei romanzi e io faccio lo svolgimento. E dopo anni siamo riusciti a convincerla, io e Antonio Sellerio, a dire: ok, prenditi le tue responsabilità. E va bene che firmi il contratto, ora firma anche la copertina. Perché... Bene, molto bene. Per cui ci mettiamo tranquilli che verrai comunque anche con questi. È già prenotato per le prossime lanterne, che in Ghisieri funziona così, di fagocitare. Volentieri. Altre domande? No, non ne vedo, perché casomai siamo tutti raggiungibili facilmente ormai con 2 googolate. Chi ha piacere può acquistare il libro e dedicarsi pure. Grazie Marco. No, grazie a te, grazie a voi. Tantissimo quando ti sei alzato e usato la lavagna, perché io lo faccio.